tutti ben trovati. Diversi corpi nuvolosi affollano in queste ore lo scenario euroatlantico e mediterraneo. Una prima perturbazione ha interessato questa notte le nostre regioni settentrionali, apportando le prime deboli piogge. Ora però l'impatto con l'alta pressione, che vediamo ben posizionata con i massimi sull'area baltica, ha causato la dissoluzione della nuvolosità. Ma una seconda perturbazione sta affrontando le nostre regioni settentrionali e le interesserà nella notte tra lunedì e martedì. Una terza perturbazione si perderà domani sull'esagono francese, ma notate quest'altro corpo nuvoloso che sta eseguendo il giro di boa al largo del Portogallo e che risulterà determinante per le condizioni atmosferiche in peggioramento sul gran parte dell'Italia nella giornata di mercoledì. E ora, con l'aiuto della sinottica prevista a livello del mare per le ore 12 di domani 10 maggio, notiamo il rotore depressionario con un minimo a posto ad ovest del Portogallo. Incernierata questa lunga perturbazione che frenerà la sua corsa, perché è ostacolata nella sua evoluzione verso levante da questo campo di alta pressione, ma subito dietro una seconda perturbazione, quella che abbiamo visto al proporre il giro di boa al largo del Portogallo, si sarà già inoltrata sul Nord Africa. L'evoluzione per la giornata successiva, ma è mercoledì 11 maggio. Notiamo la perturbazione giunta martedì che frenerà la sua corsa e rimarrà stazionaria sul posto, dissolvendosi, mentre guardate la nuova perturbazione affronta l'Italia avvicinandosi alle nostre regioni di ponente, determinando quindi un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di mercoledì. Andiamo a vedere dunque il dettaglio delle precipitazioni previste per i prossimi due giorni. Ecco la giornata di martedì. Le precipitazioni previste nell'arco della giornata interesseranno gran parte delle nostre regioni settentrionali, prediligendo in particolare le zone alpine e prealpine. Attenzione invece sulle Levante Ligure e su gran parte della Romagna, dove le precipitazioni saranno molto più occasionali e sparse. Andiamo quindi alla giornata di mercoledì per notare il gran peggioramento che è previsto sulle regioni settentrionali, in parte anche su quelle centrali sul nord della Sardegna. Si preparano le prime piogge nell'arco della giornata anche sulle nostre regioni meridionali, che verranno interessate soprattutto nella giornata di giovedì. Non dimentichiamo che queste precipitazioni verranno precedute da un'intensa pettinata di aria calda proveniente dal Nord Africa a mezzo di venti di scirocco, che interesseranno le nostre regioni meridionali e le isole maggiori, con apice nella giornata di mercoledì. Infine, uno sguardo alla media scadenza. Qui siamo nella giornata di sabato 14 maggio. Notiamo che la saccatura polare è andata a riprendersi, il vortice che si era perso al largo della Spagna. Notiamo che le due strutture tornano in fase, quindi insiste il tempo instabile su gran parte delle nostre regioni, in particolare su quelle settentrionali, anche se nel corso del fine settimana poi le correnti portanti si orienteranno dai quadranti nord-occidentali, determinando probabilmente l'afflusso di aria un po' più asciutta e quindi un certo miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica. Ne riparleremo nel corso dei prossimi giorni. Intanto vi invito a consultare ulteriori approfondimenti sul sito meteobook.it. Un caro saluto e a presto da Luca Angelini.